PlayStation. Sembra di sentire una battaglia davanti alle porte. Le porte sembrano danneggiate. State attenti! Fatelo avvicinare! Più vicino! Varl, giusto? Aloy, l'emarginata che ha vinto la prova. Sei sopravvissuta alle ferite. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Karja. Stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarlo. Allora... va a nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più e i confini sono indifesi. Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io, ma mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi, da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori e sono riusciti a corrompere le macchine, facendole impazzire. Sì, me ne sono accorta. E i banditi, tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore, insieme a Bastard e mia sorella. Vala era tua sorella. Mi spiace molto. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche. Se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Hai detto che lo squadrone è stato massacrato. Come? Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il capoguerra Sona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite... corrotte, si è scagliato contro di loro e li ha massacrati. Il capoguerra Sona ha attaccato e distrutto le macchine, ma gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Così il capoguerra Sona è scomparsa. Anche con lo squadrone massacrato non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e ha inseguito gli assassini. Non ti sei offerto? Certo che sì, ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio e di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati 2 giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei. La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. Ho
Ora devo andare. Aloy, prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona? Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti e... Io capisco, Varla. Vedo cosa posso fare. La Dea ti protegga. Una vita intera passata nell'abbraccio. Ora il mondo è più grande e anche più pericoloso. Questo è un terreno di caccia, no? Cosa fate qui esattamente? Ha il marchio di una cercatrice. Ne ho sentito parlare, ma non l'avevo mai visto. Le matriarche ti hanno concesso di uscire ed entrare dalle terre sacre a tuo piacimento? Sì, ma l'avrei fatto anche senza il loro permesso. Oh, è così? Allora forse posso parlare apertamente. Perché ho avuto a che fare coi Karja. Rappresento un'organizzazione chiamata Loggia dei Cacciatori. A Meridiana testiamo giovani promettenti in posti come questo. Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando. Perché non ti metti alla prova e lo vediamo? Solo una richiesta, però. Gradirei che la nostra conversazione restasse tra di noi, specialmente se si tratta delle matriarche. Tu non dovresti essere qui, vero? No. Il mio amico e io abbiamo lasciato le terre sacre e siamo tornati. Le matriarche non lo approverebbero, o peggio. Noi siamo cacciatori seri. Siamo partiti per cercare nuove mandrie e macchine. Ecco perché la loggia dei cacciatori ci ha cercato. Ma i Karja non ci avrebbero accolto per le nostre origini, quindi ci siamo vestiti come loro quando abbiamo portato i nostri marchi. Ma dopo un po' ci sembrava di essere prigionieri in un limbo, né con i Karja né con i Nora. Iniziava a mancarci casa. Così siamo tornati e abbiamo creato i nostri terreni di caccia. Credi che funzioni? Senza il permesso delle matriarche? Non lo so. Ma noi non crediamo alle loro regole. C'è un mondo sconfinato là fuori e ignorarlo non aiuterà nessuno. Che cos'è la loggia? È un gruppo di cacciatori che compete per abbattere le macchine più forti della Terra, guidato dai Karja a Meridiana. Potrai vederlo tu stessa se vincerai 3 mezzi soli dai terreni di caccia. Però ti avverto, non vanno pazzi per i Nora. Parlami delle sfide. La loggia ospita le sfide dei terreni di caccia del mondo, offrendo ai cacciatori la possibilità di misurarsi. Cosa ottengo completandole? La gloria del risultato, oltre ai marchi a seconda della tua prestazione. Qui offriamo le sfide strumenti. Quali strumenti? Non si va a caccia solo con l'arco, ma si sfrutta qualsiasi cosa disponibile, perfino l'ambiente. Lo vedrai non appena affronterai le sfide. Pronta a scegliere una sfida? Cimentati con arco e frecce, rimuovendo le parti dalla groppa dei cervabiti il più in fretta possibile. Ottima scelta. Calati da una corda e il tempo partirà.
ha visto. Si comincia. Mi stanno cercando. Dimentichiamo la cautela. Ha grande valore. Ecco il tuo sole ardente. Mi vergogno di non averne mai vinto uno. Scegli una sfida e ti spiego. Questa sfida testa la tua abilità nell'usare l'ambiente a tuo vantaggio.
Colpisci i ceppi per farli cadere, distruggendo le macchine sottostanti. Ricorda che puoi usare le esplosioni della tua fionda per spaventare le macchine e farle fuggire dove preferisci. Calati da una corda e terrò il tempo. Per controllare questo... Ma come? Un sole ardente al primo tentativo. Sei brava per essere una Nora. In questa sfida devi eliminare i cervaviti con i cavi esplosivi. Ma avrai bisogno del lanciatrappole Karja e delle frecce. Il mio amico potrebbe averli in vendita. Devo andare. Mi troverai qui, se decidi. Ti mostrerò quanto valgo nelle sfide. Lo farò in maniera leale. Vuoi misurarti un'altra volta, vero? Usa il cavo esplosivo e lancia trappole per abbattere i cervaviti. Io terrò il tempo. Le esplosioni li spaventano, quindi è meglio se usi la fionda esplosiva per attirarli in trappola. Sono ansioso di vedere come te la cavi. Pronto quando vuoi.
Devo stare nascosta. Brave, non c'è niente da vedere qui. I marchi sole ardente sono rari. Ben fatto, e più che meritato. Ora è meglio che vada. Sarò qui, se vorrei metterti ancora alla prova.